Come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia, raccontami una storia e poi tutti a nanna, mi raccomando. Lotta sotto il letto. Chi dice che sotto i letti dei bambini ci sono mostri è un gran bugiardo. In realtà laggiù ci sono cose ben più incredibili di qualche banale babau. Melissa lo vide con i suoi occhi, quando una sera decise di sfidare la paura e di guardare sotto il letto. Era in corso una battaglia molto strana, la guerra dei gomitoli di polvere e dei calzini sperduti. L'armata polverosa combatteva contro i calzini scappati del castello. Questi erano tutti spaiati, tranne i gemelli McDougal, due scozzesi che erano da poco diventati generali. La guerra era un punto morto. I gomitoli avevano cercato di seppellire sotto un morbido tappetino di grigio i calzini, ma questi avevano circondato il nemico con elastici allentati. Antonino lo smagliato, il vecchio calzino da tennis, aveva visto giorni migliori, ma era sempre un gran guerriero. Per obbligare i gomitoli ad arrendersi, Antonino doveva rapire la figlia del re Pulviscolo, la bellissima Cipria. Radunò una piccola squadra di cavalieri e partì in missione. Ma quando arrivò alla reggia dei gomitoli, chiamata all'angolo più lontano, e vide la principessa Cipria, bianca come un latte in mezzo alle guardie color cenere, Antonino sentì un'emozione che non provava da quando correva nelle scarpe da ginnastica. Perché combattere? Pensò. Qui sotto c'è posto per tutti. Corse subito dal presidente Pigalini e insieme scrissero un trattato di pace. Melissa si tirò su, con gli occhi spalancati dallo stupore. Il giorno dopo, Antonino e Cipria si sposarono e da allora calzini e polvere vivono in armonia nella bene sotto il letto. Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro.